facili, uomini così poco allineati, li puoi chiamare i numeri di ieri, se nella notte non li avranno cambiati, per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi pensare nelle strade di ieri, se non saranno rientrati. Eccoci qui per un'altra puntata di divagazione sui testi delle canzoni. Oggi, come avete visto dal titolo, parliamo di una canzone bellissima di Ivano Fossati, che io adoro da sempre, che trovo sempre attuale, e poi vi spiego perché, e che si chiama appunto La musica che gira intorno. Intanto qualche notizia così di informazione. Questa canzone Fossati l'ha scritta nel 1983 e era un singolo tratto dall'album La città, Le città di frontiera. Con questa canzone Fossati partecipa a diverse trasmissioni televisive, fra cui il Festival Bar e Popcorn. Nel 1994 la grande Mia Martini ne fa una cover che inserisce nell'album proprio con lo stesso titolo, La musica che gira intorno, l'ultimo prima della sua scomparsa. Nel 23 gennaio del 2012 Fossati, durante uno speciale dedicato a lui da Fazio, Che tempo che fa, esegue questo suo meraviglioso pezzo con Zucchero e Fiorella Mannoia. Niente, queste sono notizie così di vario genere, tanto per dare un'introduzione al nostro discorso. Entriamo allora direttamente nel vivo del testo, che comincia dicendo: per niente facili, uomini poco allineati, li puoi chiamare ai numeri di ieri se nella notte non li hanno cambiati. Per niente facili, uomini sempre poco allineati, li puoi pensare nelle strade di ieri se non saranno rientrati. Già questo inizio ci fa vedere come Fossati intende dare un ritaglio molto preciso, un'indicazione molto precisa su un genere di uomini che non si adattano al sistema. Io almeno vedo questo, vedo uomini che possono cambiare il telefono per non essere ritrovati, e poi non sono, dice, per niente facili, uomini sempre poco allineati, che non si allineano, che non sono nel pensiero comune, per cui contestano il sistema in cui vivono. Sarà possibile sì incontrarli in aereo, avranno mani e faccia di chi non fa per niente sul serio. Bello questa cosa che, cioè, nonostante siano dei grandi rivoluzionari, potenziali rivoluzionari, ti sembrano anche dei tipi che non ne fregano più niente di niente, per cui sembrano in effetti che non facciano per niente sul serio. Qui apre una storia un po' diversa, perché dice: perché l'America, così come Roma, gli fa paura, e il Medio Oriente, che qui da noi non riscuote nessuna fortuna. A questo paragonare Roma e l'America è un modo anche di immaginare che questi uomini non sia, per questi uomini sia difficile accettare certe convenzioni, come per esempio quella che Roma rappresenta, no? Il bizantinismo assoluto, o l'America che però era già l'America di allora, ma anche oggi non fa riflettere. Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio e che si ferma ancora ad ogni lampione, o fa una musica senza futuro, o non ha capito mai nessuna lezione. Qui comincia un vero e proprio attacco a quella che era la musica che lui ascoltava indirettamente a quell'epoca. Siamo, ricordiamoci, nel 1983. Sarà la musica che gira intorno, e qui arriva il titolo piazzato in un modo perfetto, quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremmo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Dunque, al di là della abilità di utilizzare le rime, ma anche le parole così originali all'interno di queste rime, ecco che lui ribadisce il fatto che
questa musica che gira intorno non ha nessun futuro. Questa musica che gira intorno forse è anche una colpa nostra che non la capiamo, perché dice saremmo noi che forse nella testa abbiamo un maledetto muro, cioè non riusciamo a capirla, comprenderla. Vi ricordo che all'epoca, in quell'epoca c'era la disco dance che infuriava in tutto il mondo, per cui c'era la dance che andava in classifica, eccetera, andava nelle discoteche, per cui forse lui si riferisce alla musica di quel periodo che era questa. Ma io direi che questo testo resta appunto attuale ancora oggi, proprio perché per quel che mi riguarda l'80% della musica che sento non mi piace, per cui io in questo testo mi ci ritrovo molto molto bene. Ricomincia dicendo: per niente facili uomini così poco allineati, e li puoi chiamare ai numeri di ieri se nella notte non li avranno cambiati. Per niente facili uomini sempre poco affezionati, li puoi tenere ai pensieri, fra i pensieri di ieri se non ci avranno scordati. Ecco, guardate questo gioco di parole, cioè uomini poco affezionati, e poi lui dice se non ci avranno scordati, li puoi tenere se non ci avranno scordati. Sono evidenti uomini che prendono e se ne vanno, non sono uomini capaci di rimanere chiusi dentro un sistema, per cui tendono a scappare, ad andarsene, ad abbandonare anche gli affetti. Lui chiude dicendo, giustamente, ritornando al titolo, sarà la musica che gira intorno quella che non ha futuro. Sarà la musica che gira intorno, saremmo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro. Vabbè, questo ragazzi è un testo che ha una potenza di fuoco enorme, perché è stato scritto con una grandissima abilità metrica, e devo dire aiutato anche da una musica che notevole, che aiuta le parole, essendo parole quasi tutte, sono tutte piane, non ci sono tronchi. Questo è anche il vantaggio dei cantautori, che possono costruire su se stessi delle melodie dove possono esprimere più facilmente quello che vogliono dire, perché voi sapete benissimo che l'italiano è una di quelle lingue che hanno diversi problemi di fonetica. Sarà possibile, sì, incontrarli in aereo. Avranno mani, avranno faccia di chi non fa per niente sul serio. Perché l'America, così come Roma, gli fa paura. E il Medio Oriente, che qui da noi non riscuote nessuna fortuna.